Bene, Shalom. Shalom. Shalom che significa pace. Noi siamo gli ebrei israeliti, siamo il vero popolo della Bibbia, qui per chiamare le pecore smarrite della casa di Israele. Come sempre, prima di iniziare, diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahawah Basham, Yahawah Shai Basham Kakdash. Yahawah è il vero nome del Padre, Yahawah Shai è il vero nome del Figlio nell'antico ebraico. I nostri doppi onori agli apostoli e agli anziani della Gran Pietramolino, GMS, per il loro sacrificio, per il loro lavoro e il loro ministero. Shalom agli eletti delle 12 tribù di Israele che oggi si trovano disperse nel mondo, a coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità, umiltà e verità. Shalom. Un altro giorno qui per le strade e per le vie, per far conoscere la verità attraverso la Bibbia. Noi non parliamo di nostra opinione, non siamo qui a, come fanno le religioni, a dirvi secondo il pensiero degli uomini come servire Dio, chi è Dio. Ecco, noi non presentiamo un Dio secondo noi stessi. Che basta anche pensare come, soprattutto nella religione cattolica, coloro che dicono di credere in Dio, di servire Dio, in realtà ognuno di loro lo serve in modo diverso, lo serve in maniera personale. Ognuno di loro ha... ognuno crede in un modo diverso e serve Dio in un modo diverso. Praticamente personalizzano Dio a loro modo. E questo non va bene, perché Dio non cambia, l'Altissimo non cambia, non va modificato, non va tolto nulla e non va aggiunto nulla, soprattutto alla sua parola. Quindi noi, per conoscere la verità sul Dio vivente, che il suo vero nome nell'antico ebraico è Yahawah, che tradotto significa colui che è o colui che esiste, e suo figlio, il Messia, il Salvatore, Yahawah Shai, che tradotto vuol dire ecco colui che salva, il Salvatore, per conoscere la verità sul Padre e sul Figlio abbiamo un testamento, un lascito che ci parla del nostro Signore, Yahawah Shai, e del Signore del nostro Signore, Yahawah Basham, Yahawah Shai. Ho un precetto per te. Questo è il libro di Giovanni, capitolo 16, versetto 13. Ma quando Lui, lo Spirito della verità, sarà venuto, vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di se stesso. Infatti, questo è forte, questo precetto. Praticamente noi, per conoscere il Padre, per conoscere il Figlio, necessitiamo di uno spirito che il Padre ti invia per riconoscerlo. È un po' come delle indicazioni, è come se prima di conoscere una persona tu andassi a... ti serve la descrizione di questa persona qui, ok? No, non la descrizione, una conoscenza più profonda, non solo all'apparenza. Come, per fare l'esempio, a oggi le persone conoscono Dio un po' come conoscono le altre persone, lo conoscono attraverso i social. Oggi le persone conoscono gli altri attraverso i social, a quello che gli mostra la gente, a quello che ti vuole mostrare e a quello che tu pensi di quello lì. Mentre lo Spirito Santo che cosa ti fa? Ti fa avere una connessione diretta, ti fa avere. Quindi ti fa conoscere personalmente, proprio direttamente con chi stai, a chi ti stai avvicinando. E per conoscere il Padre, per conoscere suo Figlio, necessitiamo dello Spirito Santo che praticamente è quella connessione che ti permette di avvicinarti al Padre. E lo Spirito Santo viene nel nome di Yahawah Shai. Concludi questo precetto. Questo è il libro di Giovanni 16 e 13. Come dicevo, oggi la maggior parte della gente conosce Dio secondo quello che gli hanno insegnato altri uomini e secondo quello che la propria mente ha concepito di Dio, praticamente. Quindi ognuno fa i suoi ragionamenti: a Dio questo gli piace, a Dio questo non gli piace, a questo va bene, questo non va bene, Dio vuole questo, Dio vuole quello, secondo il loro pensiero e non secondo quello che c'è scritto nella Bibbia. Mentre lo Spirito Santo che cosa fa? Lo Spirito Santo ti mette da parte a te e ti fa aprire la Bibbia e ti dà l'intendimento di quello che davvero Dio vuole, di quello che davvero, di chi è Dio. Ok? Perché infatti tanta della nostra gente che cosa tende a fare? Quando parlo della nostra gente, parlo del vero popolo di Israele, per la maggior parte così chiamati negri, latini, nativi indiani o terroni, o gli israeliti dispersi in mezzo alle nazioni che non sanno di essere il vero popolo di Israele. Quando parlo della nostra gente parlo di loro, che attraverso la storia e le profezie oggi sono dispersi in mezzo alle nazioni, sono dispersi nelle religioni e che sono stati ingannati dalle religioni. E quando parlo della nostra gente, qual era il punto che c'avevo prima che mi sfugge? Che non parlano riguardo... Che tendono ad immaginarselo come un Dio solo buono. Questo è l'effetto anche che ti fa quando tu ti vuoi personalizzare Dio. Lo vuoi immaginare solo buono, come Dio non punisce, Dio non castiga, Dio non uccide, Dio non fa del male, Dio non è... Dio solo buono, Dio solo Babbo Natale, ti porta solo i regali praticamente. E non ti porta neanche il carbone come...
come insegnano, perché alla fine te lo portano anche di zucchero al carbone, quando ti portano lo zucchero, quando ti portano il carbone per fare una battuta alla fine, no? Il punto è che la gente tende a immaginarsi, a credere in un Dio solo buono, praticamente. E io, come lo chiamo io, il Dio delle religioni, è il Dio Babbo Natale. Okay? Oppure il figlio di Dio è il figlio dei fiori, con i capelli lunghi, sembra lippi, solo pace e amore. Non punisce, non castiga, non uccide. Quando questo è quello che viene a fare il Messia, Yahweh Shai. Okay? Quando torna figlio di Dio, torna a portare vendetta. E questo non lo dico io, lo dice la Bibbia stessa. Prendo un precetto velocemente. Tienilo lì. Questo è... Questa è la lettera ai Tessalonicesi, seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 6, poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti riposo con noi, quando il Signore Yahweh Shai apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. Quindi qua stiamo parlando di una profezia di quando tornerà il figlio di Dio, ok? Non tornerà, come hanno detto le religioni, a tenere per mano tutto il mondo, a sconfiggere l'angelo Satana e a salvare tutti gli abitanti della terra, a farli tenere mano per mano come ve li dipingono nelle catechesi delle religioni, dove ci sono tutti che fanno giro giro tondo mano per mano. Non torna a fare questo, dice che torna quando apparirà, quando il Signore Yahweh Shai apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta. Il Messia torna a far vendetta. Questo non ve lo dicono le religioni, perché? Perché nelle religioni non c'è verità, perché le religioni non conoscono Dio, e coloro che fanno parte delle religioni non conoscono Dio. E non c'entra, anche se tu dici io non la frequento la chiesa, io non vado a messa, io sono cristiano ma non praticante, è lo stesso. Alla fine chiami lo stesso nome merdoso di Gesù Cristo, come lo chiamano loro. Alla fine magari commerciale. Il nome commerciale, alla fine magari vai dietro alla Madonna, che non ha nulla a che fare con la Bibbia. Magari vai dietro anche qualche santo e santerello che non ha nulla a che fare con la Bibbia. Questo perché? Perché nelle religioni non c'è verità. E noi siamo tutti quanti, chi più chi meno, siamo cresciuti nelle religioni. Chi più praticante, chi meno praticante. Siamo tutti quanti cresciuti in questa menzogna qua. Quella dal quale, attraverso lo Spirito, noi stiamo chiamando fuori. Ok? Perché noi non siamo qui a rappresentare nessuna religione. Perché la parola religione viene dal latino religere, legare. E qua noi non siamo a legare nessuno, anzi, Giovanni 8,32, conoscerete la verità, la verità vi renderà liberi. Noi qua, anzi, qua siamo a liberare, a togliervi dalle catene di queste religioni. E come togli qualcuno dalle catene? Cos'è che tiene unite delle catene? Il catenaccio, no? Il lucchetto. Cosa serve al lucchetto per aprire? La chiave. E qual è la chiave? La chiave è il nome del Dio vivente, Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai. Attraverso lo Spirito. Che viene attraverso lo Spirito, bravissimo. Dicendo quello che stavamo leggendo prima, lo Spirito non viene a presentarlo come qualcosa altro. Lo Spirito si mette da parte la persona stessa e ti presenta cosa? L'essenza del Padre, Yahweh. Lo Spirito praticamente è l'inviato del Padre che ti viene a portare testimonianza del Padre e a dirti: questo è il vero nome di Dio, questo è il vero nome di suo figlio. Ok? Servi loro. Infatti, cosa fa lo Spirito Santo? Ti apre la mente affinché tu intendi le scritture. Okay. Posso concludere prima di questo precetto? Dice: quindi quando tornerà il Messia Yahweh Shai, torna in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio. E quindi chi stiamo parlando? Di quelli che non conoscono Dio. C'è chi lo chiama Yahweh, chi lo chiama Geova, chi lo chiama semplicemente Dio Padre, chi lo chiama Yahuwah. Questi qua prenderanno la vendetta del Signore, ma la vendetta sarà una terribile vendetta, ok? Assolutamente. Quando torna il Signore viene a uccidere, a massacrare, a distruggere. E questo quanto mi suona bene, questo, ok? Quanto mi suona bene, perché per tanti anni queste fottute religioni ci hanno preso per il culo. Tutte, non ce n'è una di religione che non ci dice la verità, ok? Tutte queste religioni che parlano sul ritorno di Dio, sul ritorno di suo figlio, con pace, amore, pasticcini. No, invece, viene a prendere a calci nel culo, ma a calci nel culo potenti, ok? Prima di tutto con missili nucleari, ok? E poi con le piaghe del Signore, che come si legge in secondo Esdra, capitolo 15, versetto 5, dice che il Signore porterà piaghe sul mondo, e queste piaghe sono la spada, che rappresenta la guerra, la fame, la carestia, le pestilenze, le malattie, morte e distruzione. Questi sono i giudizi del Padre, ok? Questi sono i calci nel culo potenti nel quale viene a portare il Dio vivente attraverso suo figlio e attraverso l'esercito celeste a questa generazione adultera, ok? E perché il Signore chiamava questa una generazione adultera? Cos'è un adultero? Un adultero è quando va con qualcun altro, una donna quando va con un altro uomo.
Ok? Una donna che ha multiplice relazione non sta mai fedele a un marito solo. Quando una donna non rimane mai fedele a un marito solo, come ha detto il fratello, quello che noi eravamo stati chiamati a fare, a rimanere fedeli a un solo Dio, Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai. Ed era il primo comandamento che il Signore ci ha dato, ok? Non avere altro Dio, non avere altro potere all'infuori di me. Quindi fanculo tutti questi santi, tutte queste madonne e tutti gli idoli che le religioni vi possono dare, Padre Pio o questi falsi Madre Teresa di Calcutta, di fottuta, di andare a fare in culo tutte queste persone, con cui siamo, questi culti di personalità che vi hanno presentato le religioni. Alla fine, attraverso lo Spirito, tutti questi nomi che hai nominato sono venuti non con lo Spirito Santo, sono venuti a parlare di loro stessi. Se tu prendi il loro libro, il loro biografia, San Francesco, chissà cosa, non è che se tu leggi, mi ricordo che avevi il libro a casa, me l'avevi regalato una volta, okay. Il libro di San Francesco quella volta là, ti ricordi? No, Padre Pio. Padre Pio, tanti anni fa. Ma se tu leggi, apri questo libro qui, mica leggi i versetti della Bibbia, leggi la sua storia. Bravissimo. Questi qua vengono a presentare loro stessi, ma non presentano coloro che li ha mandati. Bravissimo. Che adesso andremo a prendere. Bravissimo, loro non ti prenderanno mai non ti porteranno mai la Bibbia. Il Papa scrive il suo libro, quell'altro santo scrive il suo libro. Personali. Questi sono culti di personalità praticamente, che vi spingono ad andare non dietro a ciò che credono, ma non dietro a ciò che è la verità della Bibbia, ma ciò a che è questa persona qua, un po' come hanno fatto i musulmani con Maometto. Stesso culto di personalità. Infatti pensate che con il Ramadan, cioè il Ramadan non è nemmeno scritto nel Corano, il Ramadan è scritto nel libretto di Maometto. Anzi, molti musulmani, e li conosco anche di persona, me l'hanno detto loro a me. Io ho detto, ma perché celebri, fai il Ramadan? Fa, non lo so, perché lo fanno mio papà, lo devo fare anche io. Questo è, loro non hanno mai letto il Corano e non sanno nemmeno che questo, ripeto, non è scritto. E molti invece non hanno letto il Corano, ma leggono solo il libro di Maometto. Questo è un altro culto di personalità. Per questo, questa è una buona notizia. Quando noi parliamo, quando si parla del Vangelo, Evangelium, questa è una buona notizia. Per chi? Per noi. Perché finalmente siamo fuori dalle menzogne, siamo fuori dagli inganni, siamo fuori nel vivere nel paese dei balocchi o in Alice, il paese delle meraviglie. Questo è quale, nel quale ci hanno portato le religioni, a vivere nel paese dei balocchi, a dire sì, godiamoci la vita, facciamo quello che ci va di fare, ok? Disturbiamo chi cammina nella verità, perché alla fine è così, quando tu sei un diavolo, questo è quello che fai, vai anche contro chi è nella verità. Veloce. Questo è il libro di Marco 7:6, e Yahweh Shai disse loro, ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Che cos'è un ipocrita? Un ipocrita è uno che finge, uno che dice di credere in Dio, e quanti qua, se tu fermi uno a caso e dici credi in Dio, magari ti rispondono anche di sì. Anzi, a dire il vero, a oggi, siccome lo spirito è proprio non a terra, è sotto terra, la gente magari non ti dice nemmeno di credere in Dio. Però tanti dicono di credere in Dio, ma che sono ipocriti, perché lo fanno con la bocca, ma non con i fatti. Okay? In vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Avendo tralasciato il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. Qual è il comandamento di Dio che hanno tralasciato? La scrittura, la Bibbia, la parola di Dio, questo hanno tralasciato. Infatti, aprite gli occhi, quanti di noi ci siamo trovati in questa situazione qua, fin dalla nascita, facendo parte di una religione, ma non aprendo mai la Bibbia, ok? Non aprendo mai la Bibbia, ma andando solo dietro a quello che diceva il pastore, o a quello che dicevano i genitori, a quello che diceva la società riguardo a questo. Questo hanno tralasciato il comandamento di Dio, e noi, la nostra esortazione principale è a dire, riprendete in mano il comandamento di Dio, riprendete in mano la legge. Okay? Questa è la nostra eredità, questo è il testamento, è un lascito che il Padre ci ha fatto a noi, quindi apritelo. Concludo questo e poi passiamo a quest'altro precetto. Dice, quando il Signore Yahweh Shai tornerà, dice, in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio, quindi preoccupatevi di conoscere Dio, ok? Infatti anche un'altra esortazione è quella lì, cercate di aumentare la conoscenza nel Dio vivente, Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Yahweh Shai. Sentendo questo precetto che il fratello sta appena leggendo, a me fa pensare un po' la mentalità del mondo, dove hanno messo da parte questa vendetta che viene Yahweh Shai a fare, e loro cosa ci parlano è che viene a portare pace. Sì, ma prima di quella pace là,
c'è una vendetta però. E questo non è altro che trasformare una storia di vendetta a una favola, a una, un bel fine dove la principessa trova il principe e vivranno per sempre bene, ok? Vi omettono quella parte lì, perché come dice la scrittura c'è un tempo di guerra e un tempo di pace. E prima che ci sia la pace deve venire la guerra. È un po' come anche oggi quando fanno i film o i cartoni animati o quello che sia. C'è l'inizio buono, poi c'è tutto il durante, che comunque è il male che vince, e alla fine vince il bene, no? E questo è quello che fanno le religioni. Prima che arrivi il bene, prima che arrivi la pace, vi nascondono quella parte, la parte centrale praticamente, la parte, il fulcro della venuta del Signore. Se no, non si potrebbe fare un film senza la parte, diciamo, dove è turbolenta alla fine, è tribolata. Infatti si chiama anche, prima che torna il Signore c'è la grande tribolazione, la terza guerra mondiale, la distruzione nucleare, il giudizio dell'Altissimo. Prima che torna, infatti, ha tutto senso, perché Yahweh Shai sta venendo a stabilire un nuovo governo, una nuova terra, ok? È come tu arrivi in un posto, trovi questa casa vecchia, abbandonata, l'hai preso in, non lo so, in asta. Per poter vivere dentro, cosa devi fare? La butti giù e devi costruire l'altro. Non puoi costruire una casa nuova su quella vecchia là. Se no non regge, allora la devi buttare giù. Quindi questo regno deve andare giù per far spazio a quella costruzione che vediamo nel libro di Apocalisse, dove le strade saranno fatte d'oro, dove le case saranno fatte con delle pietre preziose, diamanti, cristalli, zaffiri. Cioè, vogliamo cominciare a costruire su questi duomi qua? No, questi duomi devono andare giù, ok? È un versetto. Un versetto, questo è Salmi 50, 17 al 18. Tu che detesti la disciplina e ti getti dietro le spalle le mie parole. Chi è che detestano la disciplina? Quando si parla di disciplina stiamo parlando della parola di Dio, no? Chi è che detesta la disciplina? I cristiani soprattutto sono i primi sulla lista. Questi qua non vogliono la disciplina, un semplice disciplina che ti dà consigli di come mangiare, di come stare bene, di non avere. Questi qua, solo per l'amore che hanno per quei maiali là, annullano proprio la legge dell'Altissimo e dicono che il nostro Signore ha fatto via tutta questa legge qui. Questa gente non è pronta. Conforme ai loro desideri. Assolutamente. Il nostro anziano apostolo Gabà dice sempre che la parola disciplina, la sua radice è discepolo, ok? Non puoi essere un discepolo del nostro Signore Yahweh Shai se non ti metti alla disciplina. Questo è un percorso che viene richiesto. E qual è quella disciplina là? Tenere al suo posto la carne, ok? Infatti, lo spirito deve risaltare più della carne. Infatti avere una corretta dieta fa parte anche di una... ci vuole disciplina. Assolutamente. Non è facile mettere via tutta la mondezza che abbiamo mangiato fino a che non riceviamo la verità, come diceva il fratello, soprattutto il maiale. Io mi ricordo all'inizio quando smisi di mangiare maiale, mi sembrava... Io pianto un po' per alcune cose che non posso mangiare, i gamberi, robe varie, e ho detto, cavoli, ma queste cose qui. Ehi, l'altro giorno, ancora, saranno 2-3 settimane fa, avevo comprato, ho visto in supermercato questi pesce spada congelati, li ho portati a casa. E poi lo spirito mi turbava, tipo, guarda che cosa è sto pesce spada, robe varie. Allora vado a leggere un po' se ha le scaglie e robe varie. Perché pesce spada un po', non lo so. Squamelle. Sì, dicono che da piccoli hanno le scaglie, ma crescendo non hanno più squame. Poi non lo so, potrebbe essere anche un pesce legittimo da mangiare perché c'ha le scaglie, ok? Ma poi sono andato a guardare cosa mangia e quella roba là mi ha proprio... Ho preso il pesce e l'ho regalato a un collega. Questo pesce in realtà lui nutra sulle piovre, sui gamberi. Hai capito? Questi sono i suoi cibi che va a mangiare. E questi qua, a loro volta, cosa mangiano? Mangiano i cadaveri nell'acqua, ok? Mangiano i cadaveri nell'acqua. E ho detto no, non la mangio, perché a me non... Potrebbe essere un pesce legittimo da mangiare, ma io personalmente lo spirito proprio non...
non te l'ha fatto mangiare. Non me l'ha fatto mangiare, l'ho lasciato così. Sì, ma rimanendo sul principale, il fatto del maiale. Ecco che il maiale, quando smisi di mangiare maiale, mi sembrava che non potevo mangiare più nessuna carne, nessun affettato. Tutto quanto era... E questo comunque per continuare ci vuole disciplina, perché quando noi iniziamo, quando noi conosciamo la verità, uno dei primi passi che facciamo, ok? A parte quello là, che quello è uno step, ok? Il primo passo, quello là, quando noi riceviamo il nome del Dio vivente, Yahweh Basham, Yahweh Shai, è quello là di mettere via tutti gli altri nomi, ok? Tutti gli altri nomi falsi che ci hanno dato le religioni, tutti gli idoli. Ok, la prima cosa è quella di spiritualmente purificarci dall'idolatria, ok? Perché l'idolatria è quello che ti fa andare dietro ad altri poteri, è quello di attribuire i poteri di Dio ad altri. E posso dire qualcosa? Quella è la disciplina più difficile in entrare nella verità, perché molti hanno avuto il problema che hanno sentito il Vangelo, lo hanno creduto, ma mettere via quel Gesù, questi qua andavano avanti pregandosi a nome che gli è presentato e a nome di Gesù. Come mi è capitato a me con quell'uomo che avevo anche presentato, cioè non so per quanto tempo veniva ad ascoltare il mio campo ogni volta e poi tipo dopo un anno mi parla nel nome di Gesù. Allora non hai capito proprio niente, non hai capito. Qua non siamo nel nome di Gesù, noi siamo qua siamo a denunciare, a maledire il nome di Gesù. Se per questo. E tutti noi ad un certo punto abbiamo passato questa fase, anch'io all'inizio, io pregavo, chiamavo tutti i nomi, chiamavo Yahweh, Yeshua, chiamavo tutto, ok, per essere sicuro un attimo, ma una volta, come le stavamo, non abbiamo concluso qui. Aspetta, sai, perché come dice, come ci è capitato tante volte anche quando eravamo nelle religioni, perché all'inizio tendiamo a non fare differenza tra i nomi, diciamo vabbè, dai, non fa niente, anche se lo chiamiamo con un nome diverso, è la stessa cosa, comunque mi sto riferendo a lui, non è così, perché io se chiamo Piero, non sta girando, il tipo che non si chiama Piero, ok? A parte che i nomi portano un'energia, ok? Ogni nome ha un significato e un'energia, ok? E in questa età qui vediamo gente che danno nomi stupidi, inutili ai figli, soprattutto in Babilonia, America, danno nomi stupidi, cioè è tipo un nome demon, ok? Ma tanti di quei bambini là, vedi che questi nomi qui influenzano molto sulla loro vita, davvero? Ok? Che il nome il nome porta un'energia proprio, anche il nome Omen, ok? Aishashua, che è stato dato a Esaù, Aishashua che vuol dire consumato, ok? Lui sarà consumato anche in realtà quando torna Yahweh Shai, ok? Sarà consumato attraverso il fuoco e sarà portato via. Libro di Abdia 1:18, ok? Poi parlando di Giacobbe, il nome Giacobbe significa soppiantatore. Quante volte ha soppiantato suo fratello? Ok, questi nomi portano un'energia. Il nome di Abramo, Abraham, ok? Abraham significa padre eccelso. Abraham, padre di una moltitudine. Padre di una moltitudine, ok? Ogni nome ha un significato, ok? Se il padre ha dato un nome a suo figlio che ha un significato, come è stato descritto, ok, sia nel libro di Isaia, sia nel libro di Matteo, che salverà il suo popolo, ha un significato, non puoi prendere quell'essenza e dare un altro nome che non significa niente. Perché poi alla fine, se tu prendi il nome di Gesù e vai su Google Translate, il gioco che fanno è sempre con il latino, no? E tu lo metti con il latino, e vedi che ye vuol dire sì, sus vuol dire porco, ok? Ecco perché gli italiani sono abituati a dire Dio porco, ok? Perché ha un senso, loro sanno cosa stanno facendo, sanno che quel Dio che stanno chiamando in realtà è un porco. Sì. E che unzione ha il nostro Signore Yahweh Shai con questi altri dei qui? Che unzione ha la luce e la tenebre, ok? Infatti noi siamo qua a separare il santo dal profano, ok? Infatti qua quando si parla il termine Dio oggi viene associato tutti gli idoli, tutte le nazioni chiamandole Dio sembra che li associ tutti quanti al creatore, ma non è così, ok? Perché il creatore è il Dio altissimo, ok?
E poi ci sono anche dei dei inferiori, dei poteri inferiori, ok? Sia dal lato destro e sia dal lato sinistro. Infatti il potere d'inganno, lo spirito d'inganno che c'è nella religione è uno spirito di menzogna. Infatti per questo c'è differenza quando chiami Gesù, che ti viene con uno spirito effeminato, con uno spirito dolce, con uno spirito morbido. Cioè, se uno spirito, ah, un precetto è uno spirito invece quando viene nel nome di Yahweh Shai, quando viene il nome di Yahweh Shai, arriva uno spirito forte, uno spirito guerriero, uno spirito di disciplina. Okay? Hai detto qualcosa attraverso lo spirito adesso che mi ha portato a questo precetto? Hai detto non hanno separato il profano dal giusto, no? Questo è il libro di Ezechiele, capitolo 22, versetto 26. I suoi sacerdoti, parlando di questi sacerdoti di questo mondo, questi sacerdoti senza lo spirito, uomini vuoti, ok? Dice, i suoi sacerdoti hanno violato la mia legge e hanno profanato le mie cose sante. Qual è la cosa più santa che il Padre ci ha dato? Suo figlio, ok? È lui che ci ha, che ha pagato quella cappara per farci tornare. Il Padre ci ha dato la cosa più prezioso, ok? E se quella cosa ha un nome, noi non possiamo dargli un altro nome nostro, perché è una cosa preziosa, ok? È come avere un figlio, il tuo primo figlio, è un figlio, il figlio della tua vecchiaia, e gli hai dato un bellissimo nome che è per te è una cosa molto significativa, e lui va a scuola, tornando da scuola gli hanno cambiato il nome. Come ti sentiresti? Ok? E dice qui, i suoi sacerdoti hanno violato la mia legge e hanno profanato le mie cose sante. Non hanno fatto alcuna differenza tra il santo e il profano, né hanno sferrato la differenza tra l'impuro e il pulito, e hanno nascosto i loro occhi dai miei sabati, e io sono profanato tra loro. Questa è la situazione che stiamo vivendo in questi giorni qui. Questi non hanno messo la differenza tra il profano e il santo, ok? Anche se, guarda, le prove sono talmente chiare, noi abbiamo fatto tantissimi video facendo vedere proprio come siamo arrivati alla conclusione del nome Yahweh Shai, sia il nome l'originale. Abbiamo fatto vedere le cose, uno step dietro un step. La lettera U non esisteva, la lettera J non esisteva. Abbiamo fatto vedere tutte le cose, ma nonostante tutte queste prove qui, c'è gente ancora che non vuole mollare quel nome profanato, ok? Non ci stupiamo di questo comunque, non ci stupiamo di questo, perché alla fine chi deve ricevere riceverà, chi si offende si offenderà, chi non si offende non si offenderà, dal punto di vista che noi facciamo la separazione tra il Dio delle religioni e il Dio vivente, ok? Il Dio delle religioni è un Dio personalizzato, un Dio fatto da uomini, mentre che lo bestemmiano, che se lo profanano, cazzi loro, veramente. A noi del Dio delle religioni non ci interessa proprio, perché il Dio delle religioni non è il Dio della Bibbia. Noi siamo qui a portare testimonianza del Dio vivente, Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, e non ci stupiamo di chi non lo riceve, perché alla fine non è dato a tutti di riceverlo. Il Signore parla chiaro, la verità non è per tutti. Quando gli apostoli gli chiesero, Signore, perché parli loro in parabole? Il Signore disse, perché a voi è dato di ricevere, a loro non è dato. Quindi non ci stupiamo, qua possiamo portare tutte le prove, tutte le indicazioni, possiamo spiegare con il cucchiaino, possiamo portare nei dettagli, possiamo farvi un miracolo. In questo momento posso anche dire, adesso volo nel nome di Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai. Ma chi non mi crede? Il Messia Yahweh Shai ha fatto miracoli davanti agli occhi della gente, ha guarito i ciechi, ma credete che ai farisei ai capi dei farisei si è interessato questo? Credete che ai due terzi della casa di Israele si è interessato questo? Di cosa stiamo parlando qua? Stiamo parlando che il Messia 2000 anni fa ha fatto miracoli, la sua fama si è estesa in tutto il mondo, guariva i ciechi, faceva camminare gli zoppi, i malati, resuscitava i morti, ha resuscitato Lazzaro, ok? Ha resuscitato i morti e la gente non lo ha creduto. Quindi che ci aspettiamo? Che noi, quando veniamo a dirvi la verità, in qualsiasi modo dove la diciamo, ci aspettiamo che questa gente ci creda? Certo che no. Per questo anche un consiglio a coloro che sono spinti ad insegnare questa verità, a proclamare, a dichiarare questa verità attraverso un video, a venire fuori a insegnare, non vi preoccupate di come direte le cose,
ok? Perché gli eletti riceveranno, come gliela dici, la dici la cosa. Anche se gli dici nella maniera, anche ripeto, in questo momento potrei volare, ma la gente non mi crederebbe, qui a chi non è dato non mi crederebbe, ok? Questo è Zaccaria 14, versetto 9. Il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà l'unico e unico sarà il suo nome. E unico sarà il suo nome. Ok? E Yahweh Shai stesso dice: porta quel servo là che non mi vuole obbedire e tagliate, fatelo fuori davanti a me. Ok? Quei giorni lì non potresti dire: no, no, io chiamo il nome che voglio, io no. Ci sarà una regola e quella regola sarà stabilita. Ok? E i profeti dell'Altissimo sono fuori adesso. E cosa stanno facendo qui? Stanno mettendo una differenza, stanno insegnando, stanno mettendo una differenza tra il santo e il profano. Questo è Ezechiele 44, versetto 23. E insegnano al mio popolo la differenza tra il santo e il profano. E li faranno discendere tra l'impuro e il pulito. Ed è quello che stiamo facendo attraverso lo Spirito. Vi stiamo facendo vedere, come è iniziato attraverso lo Spirito e il fratello, che chiunque viene a parlare di Dio, ok, presentando i pareri suoi senza presentare le parole, è un ingannatore. Devi stare lontano. E non lo stiamo facendo in maniera delicata, ok? Perché quando tu devi togliere lo sporco da qualche parte, non lo togli in maniera delicata, devi strofinare forte. Questo vi strofiniamo nella testa, nel cocco che avete. Ok, questa merda che hanno insegnato le religioni. Ve lo diciamo in maniera chiara, ok? Il Dio delle religioni non vale un cazzo, il nome Gesù Cristo non vale un cazzo, la Madonna non vale un cazzo, ve lo diciamo in maniera chiara, senza addolcirvi, ok? Perché questi idoli non valgono niente, è presto, molto presto, la gente che chiama tutti questi nomi bastardi se ne accorgerà di questo, ok? Perché non arriverà nessuno a salvarli, anzi, giudizio, morte e distruzione viene, perché il Signore dice che il suo nome non va profanato, come ha detto il fratello, fa unico il suo nome. Ma cioè, che cosa vi sfugge della parola unico? Ok? Unico significa uno solo il nome. Ed è quel nome che ha dato a Mosè, ok? Quel nome che ha dato a Mosè nel deserto quando fa: questo è il mio nome, così mi invocherete di generazione in generazione. Non ha detto chiamami come vuoi o chiamatevi in maniere diverse, no, uno è il nome, ok? C'è anche il libro di Atti, capitolo 4, Slachia. Atti capitolo 4, non sbaglio, versetto 22, 12. 12. E poi ci tengo a specificare una cosa: non vi pensate che basta solo invocare il nome e siete a posto, eh? Il nome è l'inizio. Conoscere il nome è l'inizio per dire: ok, noi serviamo il Dio vivente, l'unico e vero Dio, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio di Israele, Yahweh, e suo figlio Yahweh Shai. Questo è l'inizio. Ma poi non è che invochi il nome e sei a posto, ok? Con il nome inizia un percorso, questo percorso che inizia con l'apprendere, come ha obbligato, come il Signore ha comandato di servirlo. E pensa che stavo leggendo questa settimana nel libro di Esodo, Levitico, di come il Signore dava le disposizioni su come fare le offerte, su come fare i sacrifici, su come costruire l'altare, ma proprio così nei minimi dettagli, che appena uno sgarrava un dettaglio, trac, lo faceva fuori come i figli di Aaron, ok? E io leggevo il Signore che comandava a Mosè a dire: fai tutto secondo come ti ho mostrato, così come abbiamo nel cielo, no? E gli dava tutto. Infatti quei libri là, all'inizio, la gente quando va a leggere la Bibbia possono risultare noiosi, perché vedi che ti dice come fare l'efod, come fare il vestito, come fare l'arca dell'alleanza, come fare il tabernacolo, come fare l'altare, come fare tutto, ed è lì che te lo spiega nei minimi dettagli, ed è lungo. Comunque devi avere anche pazienza, non dico che ti devi imparare a memoria come si fa il candelabro, però comunque diciamo devi avere pazienza per leggere e per andare avanti. Però se uno dal punto di vista spirituale analizza il perché il Signore, ci sono tantissimi, tipo da Esodo 24, 25 fino al Levitico, che Esodo sono 40 capitoli, ok? Ci sono tipo 15 capitoli dove il Signore è tutto lì che ti dà dettagli su come fare questo, su come fare quello. Per quale motivo? Per quale motivo? Perché queste ordine che i padri dà sono similitudini di cose che sono in cieli, ok? Sono cose precise nei cieli. Perciò tu non puoi fare qualcosa di tuo, non puoi fare nulla a modo di tuo. Se il padre ti dice il candelabro deve essere di tre staffe qui, tre staffe a sinistra,
tu non puoi fare un sbaglio e mettere un mini staffa in mezzo. Cosa diventa? Diventa una cosa non secondo il modello nel cielo. Ecco perché preghiamo, preghiamo affinché il tuo regno avvenga come lo è nei cieli, sia sulla terra. Ok? Ed è quello che stiamo pregando, affinché come il governo c'è un ordine nei cieli, che sia anche sulla terra così. La terra c'è confusione adesso, ok? La gente è confusa, non sa neanche che nome chiamare. C'è un modello in cui dobbiamo seguire. La nostra cittadinanza dov'è? È nei cieli, ok? Quindi quando il padre darà istruzione di fare una cosa, lo sta facendo proprio come lo è nei cieli. E la preghiera del nostro Signore, come è nei cieli, che sia nella terra. E cosa ha detto Noè? Con l'arca. Non ha detto fai un'arca. No, no, ha detto, l'ha dato preciso, le misure precise. Tutto preciso. Questo è Atti capitolo 7, versetto 44. I vostri padri avevano nel deserto la tenda della testimonianza, come aveva ordinato colui che aveva detto a Mosè di farla secondo il modello da lui veduto. Secondo il modello da lui veduto, perché quando Mosè è andato su, dove è stato avvolto con la nuvola, lui parlava con il padre. Il padre cosa faceva? Il padre lo mostrava i modelli di cose come era nei cieli, affinché lui poteva essere supervisore su questo progetto e vedere le cose che aveva gli è stato mostrato nei cieli, affinché le cose potevano essere perfettamente così. Esodo 25:40. Vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Vedi di fare le cose secondo il modello. E questo libro, ok, non è un libro terreno. Questi sono libri celesti. Allora tu non puoi dare un'interpretazione terrestre tuo, ok? Le cose vanno seguite attraverso il modello che è stato dato dai cieli, ok? E quando si parla di questo, non sta parlando solo dell'arca dell'alleanza o del tabernacolo, non sta parlando solo di architettura. No, vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti ho veduto. Quando Mosè è tornato giù, è tornato con i comandamenti, è tornato con le istruzioni, è tornato con le leggi, infatti, è tornato con tutto. Vai, finisci quello che vuoi. No, il punto che mi ha colpito di quello che stavo leggendo, dicevo, cavolo, il padre è così specifico, dava così dettagli specifici, che a un certo punto cosa dovevano offrire, quanto ne dovevano offrire, scusami, è importante questa cosa che il fratello sta dicendo, perché davvero se leggi quei capitoli là, vedi come il padre è preciso. No, una cosa fuori di una virgola diventa profano, ok? Il padre è preciso su ogni cosa. E adesso cosa stanno presentando? Stanno presentando un Dio impreciso. Stanno presentando un Dio che modellare, può cambiare, che può, no, se ha detto che una volta no, non devi maiale, ma adesso, va bene, adesso, dai, adesso no. Che cambia. Ehi, un Dio preciso, ok? E chi, come fai a conoscere il padre se non attraverso le sue parole? E ecco, il libro di Isaia 8:20 ti dice, ahimè, se non parlano riguardo queste parole è perché la luce non è in loro, ok? Come fai a presentare un Dio che la Bibbia stessa ti dice che lui non cambia, è lo stesso ieri, ecco, oggi e per sempre. Questo è Malachia capitolo 3 versetto 6. Poiché io, Yahweh, non cambio, perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete ancora consumati. Il padre non cambia mai, non ha mai cambiato, non è l'uomo che mente, perché è un uomo che cambia, anzi il libro di Giacomo cosa dice? Un uomo dato costantemente al cambio non è un uomo stabile, sì, ok? Non possiamo mettere il padre in questa categoria, ok? Ed è quello che le religioni, che questa gente fottuta di questa età sta cercando di fare, ok? Stanno presentando un Dio che non è, un Dio impreciso. Un Dio che si sveglia, un Dio che ha Alzheimer, che dice una cosa poi dimentica, ok? Dice che, ehi, Israele, tu sei la mela dei miei occhi, e poi all'indomani si alza con l'Alzheimer e dice, sono tutti. Questo è un Dio diverso, ok? Perché non è il Dio vivente, perché non è il vero Dio, ok? Ed è spirituale quello che lo Spirito ci sta guidando a fare, perché prima ci siamo concentrati sul nome. E adesso ci stiamo concentrando sul carattere, sulla personalità del Dio vivente, ok? Che, come dicevo io, pensa che i due figli di Aronne, il Signore gli aveva detto
di fare tutto quanto preciso, e se non facevano qualcosa preciso, Mosè si incazzava, Mosè si arrabbiava, diceva, ehi, così ha detto di fare Dio. E i due figli d'Aronne, Aronne credo avesse quattro figli, o comunque i due figli d'Aronne, per offrire un sacro, dell'incenso che l'Altissimo non aveva chiesto, un fuoco è venuto fuori da lì e li ha bruciati. Consumato. E Mosè gli fa avvicinare ad Aronne di nemmeno di piangere, non doveva nemmeno lamentarsi, ok, con Dio di quello che era accaduto. Quindi pensate quanto è severo, e quanto a oggi, se pensiamo quanto a oggi, sai che cosa riflettevo anche leggendo questo? Dicevo, cavolo, oggi noi senza la grazia di Yahweh Shai saremo fottuti. Cioè, perché guarda l'Altissimo com'è preciso, come il termine preciso è quello là, non posso trovare l'altro termine, come è preciso nel dettagliato, nel dire così mi devi servire. Ok? Così mi devi servire. E quanto noi oggi siamo fuori dai parametri dell'Altissimo. E senza il Messia Yahweh Shai saremo super condannati. Hey, senti questo precetto qua. Hey, questo è il libro di Giacomo 1:17. Dice: ogni dono buono e perfetto è dall'alto, scendendo dal Padre delle luci celeste, con il quale non c'è cambiamento o ombra mobile. Questo è, non c'è cambiamento. Siete in mutazione, nessuna mutazione. Nessuna mutazione, ok? Se il Padre stabilisce una cosa, lo stabilisce perché è per sempre, ok? No, sai che mi viene in mente, no? Mi viene in mente che due precetti che l'Altissimo dice sia in Deuteronomio capitolo 4, al versetto 2, che dice: non aggiungerete nulla a ciò che vi ho comandato, e ne toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti del Signore di Yahweh, vostro Dio, che io vi prescrivo. E voglio saltare direttamente a Apocalisse, perché ripete la stessa cosa, ma questa volta la ripete con dei giudizi, ok? E dice Apocalisse capitolo 21, 22, versetto 18: io dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro che se vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole di Dio, di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dall'albero della vita e della città santa che sono descritti in questo libro. E allora dico, cioè l'Altissimo sta andando contro se stesso. Cioè lui stesso ha detto di non aggiungere, non togliere, e poi secondo le religioni ci dicono che Dio ha aggiunto e ha tolto. Ha aggiunto altra gente, ha tolto delle profezie. Dio con Alzheimer quello là. Sì. Quindi è un Dio che è propenso ai cambiamenti, come abbiamo visto che Giacomo ha detto che non ci sono cambiamenti. L'Altissimo ha detto che non ci devono essere cambiamenti, ok? Perché la cosa giusta, ha detto quale? E la cosa giusta non siamo stati capaci di metterla in pratica in passato. Quella cosa giusta che poi, come si legge nella legge, nelle scritture, si legge che nella nuova creazione, quando riceveremo nuovi corpi, queste leggi saranno scritte dentro di noi, quindi le rispetteremo proprio in automatico, come oggi ci viene naturale respirare, battere le palpebre, senza che ce ne accorgiamo, lo stesso sarà così osservare i comandamenti. Vai. Questo è Matteo capitolo 5, 19. Chi dunque violerà uno tra i più piccoli di questi comandamenti e insegnerà agli uomini a fare così, sarà considerato il più piccolo del regno dei cieli. Qui è forte, perché praticamente le religioni insegnano che il Messia è venuto ad annullare i comandamenti. Ma io qua sto ascoltando che li sta insegnando, sta dicendo anzi che chi avrà violato uno dei minimi comandamenti e avrà insegnato così, altri uomini saranno i minimi, così come fanno le religioni. Guarda, ieri attraverso lo spirito stavo guardando, no? Stavo durante la lezione, stavo studiando, mi ha aperto una finestra. Praticamente i comandamenti, le leggi che ci ha dato l'Altissimo erano quelli che ci hanno separato dagli altri popoli, ci hanno santificato e ci hanno fatto fare la differenza, no? Dagli occhi degli altri popoli. Lo scopo era quello, che quando vi vedranno diranno che popolo lì, intelligente. Quando stavo leggendo quel precetto mi è aperta una finestra nella mia testa e ho detto wow, è per questo che le religioni dicono che non dobbiamo osservare i comandamenti. Assolutamente. Perché non vogliono che noi ci separiamo, non vogliono che noi ci santifichiamo, non vogliono che noi torniamo quel popolo splendente che eravamo una volta. E questo torna in qualche settimana fa che abbiamo tirato fuori il libro di Susanna, di Giuditta, ok? Dove i nostri nemici sanno che se ci allontanano dai comandamenti dell'Altissimo, allora siamo vulnerabili, ok? E questo vi fa vedere quanto è malvagia la Chiesa, perché la Chiesa sta insegnando assolutamente tutto il contrario di queste cose qui, anziché dire alla gente di abbracciare queste leggi qui. Infatti, se tu vai
nelle chiese cattoliche adesso, sono stato in libreria, ho comprato una Bibbia, forse l'anno scorso a un amico mio, ho regalato una Bibbia, e arrivi là nella sezione delle Bibbie e tutto quello che trovi sono delle parole del Papa, robe varie. Sono tutti i suoi commenti, tutte le cazzate che dice ogni domenica là, li fanno diventare libri questi qua e li mettono là. Ok? Madre Teresa, Madre Calcutta, Madre Fortuna. Si affidano a uomini. Hai capito? Non è la confidenza. Sì. Ma tu ne capisci una volta quando all'inizio di che stavo imparando la verità e io prima di trovare una Bibbia che, con il quale ho iniziato a vivere praticamente, a segnare, a prendere appunti, ho cambiato alcune Bibbie, alcune versioni, no? Infatti nella lingua italiana secondo me una delle migliori versioni è la Nuova Riveduta. Poi comunque io a casa ho tante versioni e tante volte vado a vedere anche altre versioni. Il punto è, quando ero andato anche io in biblioteca, in libreria per cercare delle Bibbie, sono andato in questo reparto delle Bibbie, c'erano più statue, crocifissi e madonne e schifezze varie che Bibbie c'erano. E poi c'erano tutte queste Bibbie praticamente modernizzate. Ok, volevo delle Bibbie antiche, volevo una Bibbia dove, ecco, quella più moderna è peggio. Comunque una buona Bibbia in italiano è la Nuova Riveduta del 94, anche la Nuova Riveduta del 2000, credo. Se no, comunque la migliore Bibbia per chi comprende l'inglese è la King James del 1611. Quella è la più vicina alla traduzione ebraica. Ho un precetto veloce. Questo è il libro di Matteo. Capitolo 7 e versetto 24 dice: perciò io assomiglio. Ehi, poi salutiamo a Maurizio e a Mizi che stanno seguendo. Shalom a tutti i fratelli che seguono. Ma sai che questa Bibbia, nonostante avendo inglese a fianco, stanno l'italiano lo sbagliano? Sì, ma ok. Hai un precetto? Ho un precetto, 7:24. Sì. Matteo 7:24 prendo io. Ce l'ho io. Okay. Questo è Matteo capitolo 7 versetto 24, dove si legge: perciò chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Ehi, molti rimarranno scoperti nei giorni che stanno arrivando. Ah, la legge non serve più, la legge... E sapete un altro inganno, un'altra cosa da pensare attraverso lo spirito? Perché questa legge dietaria, ok, serve affinché tu possa essere forte in fisico. E arriveranno i giorni in cui dovresti correre, davvero. Tutta quella gente che hanno preso queste parole e le hanno abbandonate, si ricorderanno. Sapranno che i maiali che mangio sono parassiti che mi tolgono forza, che mi tolgono questo. E tra l'altro, stavo guardando un video sui cadaveri. C'è una legge che il padre ha stabilito che noi non dobbiamo nemmeno toccare il cadavere di nessun essere. Sai perché? Hanno scoperto, ma è incredibile. C'è un video che gira ultimamente di questa donna che ha la gonorrea sulla faccia. Ok? Ok. Questa qua è andato con. Ha conosciuto un uomo su questi app dating in America. E si sono fatti, no? E questa qua mi fa. Sai, buttamelo in faccia, no? Come stanno facendo ultimamente. E questo gli la butta in faccia. Ok? Questa qua devi vedere il suo occhio, proprio, la foto è proprio oscena. E hanno scoperto che questa donna, pensavano che aveva la gonorrea sulla faccia, perché era proprio roba di una malattia sessualmente trasmettibile. Sono andati, hanno fatto le cose, hanno scoperto che questa donna negli occhi aveva questi parassiti strani, ok? Questi parassiti non li trovi da nessuna parte, solo nei cadaveri.
Aspetta, non finisce là, ok? E cosa hanno fatto? Hanno guardato quell'uomo là che è stata con lei, hanno scritto su internet, e sai cosa hanno scoperto? Che questo qua lavora nel mortuario dove hanno i defunti. Sì. Quindi questo qua sarà fatto con un cadavere e ha fatto arrivare a questa donna. Questa... No, diciamo che lui avrà toccato dei cadaveri. Ho toccato quello che è. C'è un motivo se... Sì, infatti avrà toccato. Quando tocchi un cadavere poi ti devi lavare e sei impuro fino a sera. E lui ha... Allora... Sicuramente ci sono dei batteri, dei germi, dei vid... Sui qualche... cadaveri, voglio arrivare a dei parassiti. Sui cadaveri, ok? Ci sono parassiti immortali che continuano a vivere anche dopo tanti anni, ok? Ci sono parassiti che continuano a vivere. Immaginate questi animali che mangiamo, tanti di loro mangiano queste cose morte, tipo il maiale. Il maiale una volta era usato per pulire i cadaveri, robe varie. Uomini morti, robe morta, quasi, metti il maiale là, ce lo pulisce. È pure vero che a oggi si mangia, secondo i comandamenti c'è scritto che noi non possiamo mangiare delle bestie, degli animali morti di morte naturale o che sono stati sbranati da altre bestie. Noi dovremmo mangiare solo animali vivi che vengono correttamente uccisi. E, quindi pertanto potrebbe essere anche che cioè, quello che si mangia era un animale già morto, quindi un cadavere. Ok? Infatti il libro di Ezechiele 4 lo dice che il nostro cibo è Ezechiele 24:4 e dice che il nostro cibo sarà profanato nei posti dove ci troveremo, che okay, mangeremo letteralmente proprio feceria, assolutamente merda. Ieri l'ho visto, salutiamo a GMS in Spirit and Truth One, Shalom. Giuseppe Onda Shalom scrive: puoi aiutarmi a parlare in lingue? Cosa significa? Vogliamo spiegare che cosa significa parlare in lingue, perché ricordo che Giuseppe disse che lui veniva da una chiesa evangelica e sai, negli evangelisti parlare in lingue significa parlare la lingua dei demoni, praticamente, che dicono frasi senza senso, abra clash, la clac clac. No, quelli sono incantesimi. 14, perché loro si basano sul libro prima lettera Corinzi 14. Magari prendiamolo, che cosa significa parlare in lingue? Che parlare in lingue non è nient'altro che parlare una lingua diversa, parlare un idioma diverso, ok? Parlare italiano, francese, spagnolo, tedesco, inglese, questo significa parlare in lingue. Infatti, per darti un esempio... Prima di prendere... Questo è il dono delle lingue. Prima di prendere il primo Corinzi, vuoi prendere Babacascià e... Il libro di Atti là, dove dice che lo spirito gli è arrivato, perché loro saltano alcuni punti là. Quello è importante. Quello è molto importante. Diciamo che qua ti spiega che cosa significa parlare in lingue. Questo è Atti capitolo 2. Parto dal versetto 1, che appunto è nei primi versetti. Dice: quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo, parlando degli apostoli. Dice: improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. E infatti cosa fanno questi evangelisti? Sbagliando naturalmente. Dicono che ecco, è arrivato lo Spirito Santo e inizia a fare... Che cosa ha detto? E poi stesso loro ti danno l'interpretazione. Stesso loro ha detto, guarda, Dio mi ha detto mi devi dare 50 euro stamattina. Quello è il primo Corinzi. Dio mi ha detto che devi dare la decima, se no... Quello è il primo Corinzi. Sei fottuto. Questo comunque danno la loro interpretazione. Tutti i rimbambiti dietro che... Ma bisogna leggere in contesto. Non sei importante. No, adesso andiamo avanti che spieghiamo che cosa significa. Praticamente lo Spirito Santo, che lo Spirito Santo comunque è un inviato da parte dell'Altissimo che ti invia un potere da parte Posso dell'Altissimo. Posso dire qualcosa? Spirito Santo è quello che ti sblocca, ok? Quindi qui sono stati sbloccati, ok? Il Padre gli ha dato il dono per profetizzare, perché davvero per uscire fuori a profetizzare, ci vuole lo Spirito a sbloccarti davvero. Ok? Quindi lì è arrivato il momento
di portare questo Vangelo via. In altre nazioni. In altre nazioni, ai israeliti sparsi nelle altre nazioni. Un buon punto, no. C'è un buon termine. Lo Spirito Santo, praticamente, perché il Padre ha inviato, ha sbloccato gli apostoli, i discepoli a predicare, a profetizzare, a portarlo fuori da Gerusalemme. In altre lingue. Infatti poi dice al versetto, rileggo il versetto 4, tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. E qua fa comprendere, dice, ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, quindi degli ebrei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quindi a Gerusalemme, a questi discepoli, maggior parte di loro vivevano lì in Gerusalemme, ma non erano nati là. No, non vivevano, erano andati là per la festa, ma avevano altre lingue di altre nazioni da dove provengono. Hai capito? Sì, non c'era la possibilità di comunicazione. E prima loro, il punto è qua. Loro andavano a Gerusalemme. Gerusalemme era, diciamo, il punto di raccolta, è lì dove la legge è stata, ok, è lì che il tempio è stato costruito, che re Salomone fa, chiunque viene qui e prega da qui guardando verso questa casa, era un comandamento che tre volte all'anno tu andrai a Gerusalemme ad adorare fammi finire dove voglio arrivare. Quindi Gerusalemme era un punto di riferimento, ok? Ma in questo momento il Padre ha aperto la porta, ok, affinché Gerusalemme non sarà neanche più solo il punto di riferimento dove la gente andrà ad ascoltare la parola e tutto. Era il momento che nelle varie nazioni dove ci troviamo il Padre ci darà dei santuari, e noi siamo questi santuari qua che, riguardo la verità. Era il momento di portare questa verità fuori da Gerusalemme e andare dalle altre parti. Quindi questi qua avevano le loro lingue, non predicavano ancora nelle loro lingue, ok? Perché sappiamo anche il libro di Ecclesiastico che dice che le cose dette in ebraico hanno una potenza diversa, ok? Quando vengono tradotti. Non so se sto avendo senso quello che sto dicendo. Ha senso questo qua, però è bene prima spiegare, diciamo, la base di questa gente, che quello che hai spiegato tu. E diciamo che è un passo in più, è un passo un po' più profondo. Giustamente tu, quello che hai detto tu, a parole mie, è che praticamente l'Altissimo stava facendo in modo che non fosse più Gerusalemme il luogo principale dove si ascoltava la verità, ma la verità adesso sarebbe dovuta andare anche in altri punti del mondo. Simbolicamente, tu stavi spiegando da un punto di vista simbolico questo, quello che significava. E giustamente è anche bene spiegarlo dal punto di vista storico, ok? Che qua, quello che leggiamo al versetto 5, che dice, ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Questo perché, secondo la storia, la nostra gente è stata dispersa in mezzo alle nazioni, e gran parte della nostra gente, soprattutto quelli del regno del nord di Israele, non sapevano di essere israeliti, mentre una parte di quelli del regno del sud e del regno di Giuda sapevano di essere israeliti. Ora, secondo i comandamenti, tre volte all'anno, nella festa della mietitura, nella Pentecoste, nella festa delle capanne, nella Pasqua, bisognava andare a Gerusalemme per adorare l'Altissimo. Per questo questi uomini si trovavano... È bellissimo, perché qua vi lo specificano, che questi uomini sono giudei. Sì. Ok? Non dice chiunque, si dice che giudei, ok? E i giudei sono della tribù di Giuda, o comunque del regno di Giuda, di altre nazioni. Questi quindi erano uomini che vivevano in altre nazioni, ok? Come noi oggi magari, ok? C'erano degli israeliti che vivevano in altre nazioni, sapevano di essere Israele, e che se oggi, pensa, che se oggi in Israele ci fosse stabilita la nostra nazione, noi tre volte all'anno dobbiamo tornare lì, no? E quindi questi uomini erano a Gerusalemme per la festa della Pentecoste, quando, versetto 6, quando avvenne quel suono, la forza... Insegniamo la Bibbia, lei crede nella Bibbia? Ah, ok. La Bibbia contiene il Vangelo. Va bene a chiedere. Va bene, comunque... Insegnate la Bibbia. Sì.
a rischio di tenersi. A dire il vero, tutte le religioni che usano la Bibbia l'hanno rubata a noi, che siamo il vero popolo di Israele. Perché la Bibbia parla solo del popolo di Israele. Io voglio un bene dell'anima, però, ragazzi. Non facciamo confusione con Israele oggi, perché quella gente che abita in Israele non sono il popolo di Israele. Quella gente che oggi abita in Israele e che sta facendo la guerra con la Palestina sono un'altra razza, sono un'altra gente. Il vero popolo di Israele sono i cosiddetti negri, latini, nativi indiani o terroni. Anche molti veneti sono israeliti e non lo sanno. Lei potrebbe essere israelita e non lo sa. Il vero popolo di Israele sono i discendenti delle 12 tribù. Oggi sono disperse nel mondo. Quindi noi stiamo dicendo alla gente chi è veramente Israele. Non è quella gente che oggi abita in Israele. E la Bibbia di questo ne parla. La Bibbia ti dice proprio che oggi chi abita in Israele... Lo dice proprio senza mezzi termini, sono dei bastardi, dice. Allora, siccome io ho letto il libro Vittime di Bernie Morris, non so se avete, che proprio racconta tutti i passaggi dalla diaspora, poi ho letto con le mani, erano pure... Ecco, la diaspora, giusto? In Italia, che erano non so quanti milioni, e poi ci ha pensato la via da sterminare. Anche? Diciamo che non è che hanno proprio sterminato fisicamente, ma hanno sterminato anche fisicamente, perché ad esempio conosce tutte quelle scuole che in Canada la Chiesa Cattolica ha costruito, dove i nativi indiani li hanno praticamente americanizzati. I nativi indiani sono della tribù di Gad, i nativi indiani erano israeliti, facevano parte delle 10 tribù perdute. E come ha detto lei, la Chiesa Cattolica li ha sterminati sia fisicamente ma soprattutto spiritualmente. Questo libro di Cosimani, tre e racconta come la Chiesa, quelli dai 19 e anche meno, fino ai 25-30 anni, che mandava allora la Sardegna, Certo, infatti anche quando è stata unita l'Italia, i primi ad essere mandati in guerra erano quelli del sud Italia, perché soprattutto al sud Italia ci sono molti israeliti. La guerra del 15-18 era... Infatti basti anche vedere oggi nell'esercito, nelle forze dell'ordine, chi ci sono? La morte sono quelli del sud, perché molti siciliani, napoletani, in realtà sono israeliti. Non si capivano perché tutti parlavano il loro dialetto, perciò il calabrese non si capiva con il veneto. Ma voi siete giovani, ragazzi, io sono vecchia, forse so qualcosina in più. Perché io sono curiosa. Leggo. Allora, sicuramente sarà qualcosina in più dal punto di vista del mondo, di quello che è il mondo. Però attraverso la Bibbia, noi siamo qua, attraverso la Bibbia insegniamo e filtriamo, signore. Non è che io so di più. No, no, ma non era per dirle. No, non era per questione di presuntuoso. L'età ormai va verso gli 80, l'età mi ha portato. Certo. Ho girato un po' tra Spagna, Liguria, e sono curiosa perché io conosco a casa mia, sono arrivati somali, ghanesi, nigeriani, burkina, e ha conosciuto un po' tutto il mondo. Che? Sai, signora? Sai qual è? Sai che cosa dice il Signore? Il Messia, figlio di Dio, dice che bisogna tornare ai bambini. Perché qual è il difetto di quando magari abbiamo 20, 30, 40, 50, anche 80 anni, perché a volte 80 anni è anche peggio, che noi quello che abbiamo imparato nella nostra vita crediamo di conoscere e di sapere, mentre in realtà tante volte non conosciamo davvero quale sia la verità. Quindi può essere che a volte, anche a me in questo caso, può arrivare un ragazzino di 15 anni e mi può insegnare quello certo, che io non sapevo. Tutti ti possono insegnare. Per questo il Signore dice di tornare bambini affinché possiamo imparare da capo qual è la cosa giusta. Allora, una discussione. Per esempio, io so che lei adesso non sapeva chi erano i veri ebrei. Lei, pensando gli ebrei e Israele, pensa che sono quella gente che è lì con il cappello nero, con la basetta lunga. Lei pensa, se io dico ebrei, lei pensa a quella gente lì. Lei, ecco, conosce gli ebrei ortodossi, gli ebrei aschenazi, quella gente non sono il vero popolo di Israele. Quella gente sono edomiti, sono un'altra razza, un altro popolo, altra gente. Loro hanno l'origine dalle montagne di Caucaso. Non discendono da Giacobbe. Di Russia. Ok. E i veri ebrei sono coloro che hanno sofferto le maledizioni del libro di Deuteronomio 28. Ok. Perché i veri ebrei saranno stati portati in schiavitù attraverso le navi, ok? Avranno avuto i giochi di
Feros, Colo, questa gente non hanno avuto quelle maledizioni. Questa gente qua, che oggi il mondo conosce come ebrei, che oggi occupano Israele, che stanno rompendo le palle ai palestinesi per prendersi la terra dei palestinesi, rompe la terra che vivono i palestinesi. In realtà sono i discendenti di questo, di questo personaggio qua nella Bibbia. Esau. Esau e Giacobbe sono i due figli che ha avuto Isacco. Isacco è figlio di Abramo. I figli di Israele discendono da Giacobbe, sono le 12 tribù, mentre quelli che oggi abitano in Israele discendono da Esau, Edom, questa gente qui. Infatti questa gente qui che ha la pelle chiara, e non tutti quelli che hanno la pelle chiara, ma la maggior parte di loro sono discendenti di questo personaggio biblico qua. Il fatto è che oggi si può anche arrivare che nella terra di Israele. Una domanda da una che dice ma loro come? Se noi siamo i veri ebrei, sì, scendiamo. E come mai allora c'è questo casino? Cioè voi, dove abitate? In giro con loro? Siamo dispersi nel mondo. La Bibbia, nella Bibbia dice la parola del Signore, dice la diaspora, la famosa diaspora. Il Signore dice in Deuteronomio capitolo 28:64, il Signore ti disperderà fra tutti i popoli da un'estremità della terra fino all'altra. È scritto in italiano? Sì, è scritto in italiano. Tutte le versioni, tutte le Bibbie del mondo. Ma ce l'hai questa Bibbia qua? No, anche in qualunque Bibbia è scritta. Qualsiasi, qualsiasi. Ah, è una Bibbia, in qualunque Bibbia è scritta. No, non è modificata, la Bibbia è tutta uguale. Le Bibbie sono tutte quante uguali. Quindi, essendo stati dispersi, che è stata una punizione che il Padre ci ha dato perché siamo allontanati dai suoi leggi e statuti, cosa succede? Ora, attraverso sempre queste parole, stiamo riconoscendo, infatti il libro di Romani 8:14 dice coloro che sono guidati dallo Spirito sono i figli dell'Altissimo. Quindi, quando torniamo a questo libro qui, cominciamo a leggere e credere proprio che queste sono le parole dell'Altissimo, questo è un gran indizio che siamo i figli dell'Altissimo. Noi siamo attraverso la storia, la vera storia. Ma siamo confrontate con quelli che abitano in Israele, diciamo, quando vengono noi diciamo chiaramente chi sono loro. Quando capita che, se è capitato non a noi, è capitato ad altri fratelli in altre parti del mondo, quando vengono i così chiamati ebrei, se puoi prendere Apocalisse 2:9, ti facciamo vedere. Riuscite ad avere un sì, semplicemente noi diciamo vicino a loro, secondo la storia, perché magari oggi la nuova generazione magari non sanno di essere edomiti. La vecchia generazione lo sa, magari alcuni della nuova non lo sanno, e allora noi facciamo vedere attraverso la Bibbia. Apocalisse capitolo 2 versetto 9. Questo è il libro di Apocalisse capitolo 2 versetto 9. Io conosco la tua tribolazione, ok? Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco. E le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei. Quelli che dicono. E non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Praticamente quelli che oggi dicono di essere i giudei, il vero popolo di Dio, in realtà non lo sono, sono sinagoga di Satana. Quindi noi facciamo vedere questo, gli facciamo vedere che oggi, come si legge nella Bibbia, chi occupa Israele sono un'altra nazione. La loro reazione è negazione. La loro reazione è negazione, come ha detto. Allora diciamo che vivono una società fondata su menzogne e ultimamente queste menzogne la gente le sta scoprendo sempre di più. Quindi sono e sai, c'è un detto nel mondo che uno che crede a una menzogna continuamente diventa quella menzogna diventa verità. Questa gente continua a dire una bugia, ti convinci di quella bugia, certo. Ma anch'io diciamo che sono piuttosto con domande. Tu cosa non vedi? Cioè, io sì. Va bene. Ci questo è la qualità dei figli di Israele, hanno il collo rigido. Sì, oppure sono nazioni che non credono proprio, allora, non è dato di credere. Sì, allora, uno dei due. No, allora io ti dico, io non ho nessuna religione, no? Perché per me le religioni sono tutte le tre monoteiste, hanno creato sempre il suo Che va bene. Allora io chiamo la fede, chiamo la cosa che vuoi. Cosa crede lei? Credo nelle capacità del mondo di fare bene e di fare male. Andiamo alla sua celeste che la chiede. Quindi non crede in un'entità superiore? Non crede in un Dio del cielo? Se c'è, secondo me. No, lo dico, crede nel Dio del cielo? Crede in un Dio del cielo? Credo nella spiritualità.
qualità dell'individuo, che poi ci sia un Dio, non ci sia un Dio, non lo so. Okay. E infatti questo non è che io la giudico per questo, semplicemente noi nemmeno, sappiamo. Ma nemmeno io vi giudico, infatti. Noi sappiamo attraverso la Bibbia che il Dio vivente, quello nel nostro Dio, quando ha creato i popoli, al suo popolo ha dato di credere a lui. Mentre agli altri popoli ha dato di credere in altro, a chi ha dato di credere agli animali, a chi ha dato di credere nell'umano, a chi ha dato di credere in altro. Quindi lei magari fa parte di quegli altri popoli. Tutto semplice. Non siamo qui infatti noi a convincerla di dire lei deve credere. No, anzi glielo faccio anche vedere. Questo è... No, no, ma infatti noi non siamo qua, non siamo... Noi non siamo una religione. Noi siamo qui a dire vicino alla nostra gente, magari come si è fermata lei, si ferma un'altra persona e dice chi siete? Noi gli diciamo guarda che... Perché non sapevo... Noi siamo a chiamare loro, siamo a chiamare le 12 tribù di Israele. Diciamo guarda che tu dici di essere veneta, ma in realtà se vai a vedere nelle tue origini è molto probabile che tu vieni da una delle 12 tribù di Israele. Perché in passato, soprattutto ai tempi del Moro di Venezia, il Moro erano scuri, c'erano molti israeliti qui. Perché molti israeliti hanno anche la pelle scura. Il Messia stesso, il figlio di Dio, quello che il mondo chiama Gesù, in realtà è un uomo di colore. Era certo molto bravissimo. E comunque voglio dire qualcosa comunque riguardo quello che ci hanno fatto vedere. Voglio appoggiare su quello che dice il fratello. Il fratello dice che siamo qui per chiamare le pecore sperdute della casa di Israele. E sa cosa dice il nostro Signore? Le mie pecore sentono la mia voce. Qual è la sua voce? Le scritture mi ascoltano e mi seguono. Io posso più rapporto a questa divinità. E questo è, infatti noi oltre a fare questo, siamo anche qui a profetizzare il giudizio imminente della Chiesa attraverso la terza guerra mondiale che causerà la distruzione nucleare. Arriva la terza, infatti, guerra. Non manca molto, signore, è questione di poco, potrebbe essere quest'anno, l'anno prossimo. Questione di poco che tutta questa gente finirà sotto il giudizio, la morte e la distruzione che il Dio vivente verrà a portare. Perché quello che hanno raccontato le religioni, che tutti sono salvi, tutti perdonati, è una grande bugia. In realtà solo gli eletti di Dio saranno salvi dal giudizio ed entreranno come primi frutti nel regno. Ma i due terzi della casa di Israele e tutte le altre nazioni periranno nel giudizio dell'Altissimo. Moriranno di fame, di pestilenze, di guerra, saranno uccisi, massacrati. Verrà un grande giudizio verrà su questa terra. Ma per me la morte non è che mi fa paura, è proprio una conseguenza. Quello non è la morte che fa paura, è come si muore che fa paura. Ma è anche come tu hai vissuto, se tu secondo me hai vissuto, non hai fatto del male, anzi hai cercato di aiutare il prossimo, di comportarti bene. Infatti noi diamo anche l'intendimento di che cos'è il male e il bene, perché quando questo che dice lei, se uno sa di non aver mai fatto il male o il bene, o ha sempre fatto bene, che cos'è il male e che cos'è il bene? Perché magari lei crede che il male... Magari lei crede che quello che lei sta facendo bene in realtà secondo Dio è male. Oppure quello che lei crede no, questo non lo faccio è male, in realtà secondo Dio è bene, non c'è nulla di male. Ad esempio lei dice non c'è nulla di male nel mangiare maiale, invece secondo Dio il maiale non va a mangiare. Che non l'ha, Dio quando ha creato il maiale non l'ha creato affinché tu lo mangiassi, ha creato il maiale perché era il bidone dell'immondizia della terra. Ma allora hanno ragione i musulmani. Sì. Da quel punto di vista, preciso lì. Quando su quel io punto chiedo lì. A un questo per esempio il cammello, loro mangiano il cammello. Il maiale, mi ha spiegato proprio questo ragionamento. Signora, scusa, posso dire qualcosa? Allora vedi che c'è sempre qualcosa in comune. Stiamo imparando. Sì. Allora, signora, il male e il bene è basato sui comandamenti dell'Altissimo. È il Padre che ci ha fatto sapere cosa è male e cosa è bene attraverso questo libro qui. Questo libro è un manuale d'uso di come dovremo trattare questa terra, come dovremo trattare i nostri prossimi. Quindi basato su questo libro sappiamo cosa è male e il bene, perché l'uomo a giorno d'oggi ha perso proprio tutti i suoi sensi, l'uomo non sa neanche più cosa è male e il bene, perché l'uomo adesso sta definendo delle cose che davanti a Dio è male, l'uomo lo definisce bene. Infatti il Signore attraverso Isaia dice, Isaia 5:20, guai a quelli che chiamano bene il male e il male è bene. Infatti, perché c'è chi fa così. Cos'è bene e il male? Libro di 1 Giovanni 3:4 dice, chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Ok? Quindi, il peccato è la trasgressione della legge. La violazione della legge. Quindi, nessuno fa nessun male finché non trasgredisce la legge dell'Altissimo. Quella è una trasgressione della legge, perché la scrittura ci dice di non fare questo. Ma oggi, come vediamo, è legale uccidere, perché cosa fanno
è legale quando l'America manda truppe in Afghanistan a uccidere gente innocente? Questo è illegale sulla corte? Questo è quello che stanno facendo con la Palestina. Questo è legale. Hanno fatto un questa è la democrazia. E nessuno dice niente. Hanno distrutto. Stanno continuando. Ah, Sudan è un disastro, ma non solo Sudan. Tutti... No, quindi vediamo che a livello mondiale... Nello Yemen, la scusami. Perché ma li vedi come l'uomo, senza Dio. Cosa fa l'uomo senza Dio? No? Le guerre, quello che crea. Senza una legge, senza una legge nella mente, nel cuore, come l'uomo fa quello che vuole. Quindi nonostante la corte internazionale abbia condannato quello che sta facendo Israele, lo dice, sì, l'ha detto, però continuano a farlo. Questo perché? Perché come dice il fratello, hanno il male lo fanno diventare bene. Disastro. Sono andati ad ammazzare il Vietnam, quello che hanno fatto. Non c'è nessun paese dove non sono andati. Guarda che cosa la guerra del Vietnam. Ha fatto 5 anni di prigione per la legge americana. Io già allora, dicevo, è possibile che questi americani si rendano conto che mandano a morire i loro figlioli in un paese. Facendo quello che hanno fatto in Vietnam, come hanno fatto in Afghanistan, come hanno fatto in Iraq, come se non vengono. Non se ne rendono conto, signora, perché quella è gente di guerra. E quello che sta succedendo adesso, che ecco lei se ne rende conto... Ecco perché io dico, prima me ne vado meglio a vedere quello che c'è in giro. E quello che sta succedendo a lei, che se ne rende conto di queste cose, ce ne sono altri tanti che se ne rendono conto di questa roba qui. Ok? Tutto il mondo ormai se ne stanno rendendo conto che del potere della propaganda, come chiamano il male bene, come giustificano loro stessi per andare a commettere genocidi e robe varie. E lo dice la Bibbia nel libro di, cosa è? Primo Tesalonicesi 2 o secondo Tesalonicesi? Che cosa? Che quell'uomo del malvagio sarà mostrato. Sì, sì, sì. Adesso secondo Tesalonicesi 2 e 3. Prenderò la Bibbia. Assolutamente. Aspetta, c'ho quella della cioè, riguarda quello che lei riguarda quello che lei si chiedeva, perché questi uomini mandano i loro figli a fare la guerra? Perché è proprio una razza malvagia. Questo è Salmi capitolo 140 versetto 2. Versetto 1 dice: "Liberami, Signore, dall'uomo malvagio, proteggimi dall'uomo violento, da tutti quelli che tramano malvagità nel loro cuore". E questo è l'uomo malvagio. Non può essere. E sono sempre pronti a far la guerra. Per questo non ci stupiamo di questa razza malvagia qui. Ma vedi che se tu parti dall'inizio dell'uomo, sempre fatto. Ma ci sono anche delle guerre giuste. E sa quali sono le guerre giuste? Le guerre giuste che il Dio della Bibbia mandava il suo popolo a compiere. Quando mandava a distruggere un popolo intero, donne, bambini, uomini, anziani, sa perché? Perché quella gente mangiava altri umani. Posso dire anche come sacrificavano i loro figli. Come la guerra che le schiere angeliche stanno per portare adesso. Questa è una guerra giusta per tutta questa gente malvagia. Questa è una guerra. Quando Dio manderà l'esercito celeste a fare la guerra a questo mondo, quella sarà una guerra giusta perché verrà a togliere il male. Le guerre giuste sono quando tu vai a togliere un popolo malvagio. Un cancro, quando vai a togliere un cancro. Allora, io non voglio parlare del mio percorso. Io avevo 29 anni quando mio marito è stato ucciso dalla criminalità. Mia figlia ne aveva 3. Allora, mia figlia io non ho insegnato l'odio, perché l'odio non ti porta da nessuna parte. La rabbia c'è l'altra. Ti riassumo che è stata una cosa premeditata, non accidentale, per cui queste persone si sono organizzate per 2 mesi nella scelta delle armi per fare quello che hanno fatto. Allora, nel mio cuore... Queste persone si sono organizzate 2 mesi per uccidere suo marito? Per fare questo agguato. Ok. Quella sera erano 4. Quale criminalità, signora, precisamente? Ok. Sempre degli impegni. Io non faccio distinzione mafia, camorra, andrangheta, sì, rossa, sempre delinquenti sono. Allora, io nel percorso di 8 anni di processi ne ho visti di tutti i colori, ho visto loro familiari, avvocati, giudici, e mi sono fatta una mia opinione. Allora io da queste persone non ho avuto tanti, ma hai avuto risarcimento? No, io non ho avuto un centesimo. Ma allora tutti non è che ti giudicano, però ti chiedono, no? Come hai fatto?
Ma come hai fatto ad essere come sei ora, proprio davvero? Quello che era una vita per avere un equilibrio, di serenità. Però come dici tu, quando capisci che ti vai a scontrare con chi è convinto... Con chi è così e non lo puoi cambiare? E allora ti togli anche un peso di dosso. Allora uno dice, avete fatto il male perché lo avete premeditato, avete fatto una vita umana, mia figlia e padre. Ma se io avessi insegnato a mia figlia l'odio, la vendetta, cosa avrei risolto? Certo. Niente. Anzi, ha fatto bene così, ha fatto bene. Ma non so se ho fatto bene o se ho fatto male. Ha fatto bene a non insegnare odio e rancore. Il mio cuore mi ha portato a quello. È vendetta, che la vendetta aspetta uno solo. Aspetta. Ma la vendetta non ti porta da nessuno. Non sai come mia figlia quando era adolescente, che ci scontravamo, ci stava un adolescente che prova. Certo. So che io le dicevo sempre, vuoi fare come hanno fatto loro? Avrai al momento un mondo che ti giustifica, ma dopo... No, a dire il vero, signora, noi viviamo in un mondo malvagio, quindi siamo messi alla prova a non fare come fa il mondo malvagio, ma siamo messi alla prova nel rispondere a questo, al male con il bene. Qual è il bene? Il bene è sicuramente non comportarsi come loro, perché non è che tu per fare il bene devi fare un'azione specifica, tu per fare il bene già non devi fare il male, cioè tu non facendo il male stai facendo tu bene. Già stai facendo bene. Non abbia, signore, il mio nome è Kralam. Perché hai un accento talmente più del centro? Sì, sono nato al sud Italia. Ma infatti si sente tanti amici. Comunque è stato un piacere. Noi abbiamo ancora poco tempo, concludiamo una lezione importante che stiamo portando. E se Dio vuole ci ritroveremo qui ogni sabato mattina, siamo qui. Siamo. Adesso devo prendere in mano la Bibbia. Questo ci fa piacere. Bene, secondo me. Deve mettere giù il Corano, sa perché? Il Corano è stato preso dalla Bibbia. Islam è stato creato 600 avanti Cristo. Cioè, quindi. Io quando ho letto alcuni versetti del Corano, da alcuni passaggi. Alcuni passaggi sono tremendi. Sono davvero tremendi, perché cosa hanno fatto? Hanno preso in realtà, diciamo, le interpretazioni di Maometto e le hanno messo come parola di Dio. E poi Maometto non era un uomo che stava mentalmente bene. Ma se tu dici questo ai musulmani, quando io ho fatto questo perché quando sono venuti a casa mia, è questo che io le volte non capiscono le persone che hanno un credo. E hanno visto, io i miei libri, no, la Bibbia, il Vangelo, il Corano, quando hanno visto il Corano vicino alla Bibbia, è esploso. È gente selvaggia, proprio come dice la scrittura, c'è la loro natura. Ho detto, scusa, a casa mia, metto il libro del Corano. Guarda che adesso anche per tempo vogliono mettere, vogliono togliere, anche se sbagliato. Dobbiamo lavorare le pietre, dobbiamo lavorare il legno. Bene, e per concludere il punto su... Comunque, signora, le auguriamo una buona giornata. Grazie. Salve. È stato un piacere. Grazie. È un lavoro questo, salve. Non guadagniamo, noi non chiediamo niente. Tutto gratuitamente, ma comunque rimane un lavoro per l'Altissimo. Salve. Scusami, prima di arrivare là, parlando della storia, e questo è un altro indizio per far capire che i camorristi, la mafia, sono tutti figli dell'Altissimo, perché anche in Israele succedevano queste cose qui, anche nel periodo del Medioevo, rancore tra famiglie, queste qua si sterminavano proprio di brutto. È successo anche nella famiglia di re Davide, per dirti, l'altro figlio che è andato a letto con la sua sorella Amon, ed è diventata una guerra continua, che quasi prendeva anche il trono dal padre. L'altro, sì. E diciamo che a Sud Italia queste organizzazioni criminali che si formano, innanzitutto si formano per contrastare l'organizzazione criminale di Esaù Edom, che è il governo praticamente. E poi noi lo diciamo sempre, i figli di Israele, siccome sono il sale della terra, sono il popolo speciale, noi siamo i migliori a fare il bene e i peggiori a fare il male. Così come possiamo risaltare un cibo, così possiamo anche rovinarlo, un cibo.
ok? Così come il sale può far risaltare un piatto, così il sale può rovinare un piatto. Quindi figli di Israele, così come possono sono i migliori a fare il bene, così sono i peggiori a fare il male. E posso dire qualcosa ancora? Hai detto che queste erano organizzazioni create per andare contro quello di Esau Edom, ed è sempre stato stabilito così anche in Giudea. C'erano i zeloti, c'erano i sicari che si creavano questi culti segreti per andare via dal governo dei romani. Okay? Sai, per concludere a rispondere a Giuseppe, per parlare in lingua, ritorno in Atti degli Apostoli, capitolo 2, al versetto 5 abbiamo letto che, ecco, dopo che è venuto il dono delle lingue sugli apostoli che parlavano in altre lingue, anzi rileggo dal versetto 4, tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel sonno, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Nella propria lingua, non è che la gente parlava confusamente. Ehi, quello è stregoneria pura davanti ai vostri occhi. Quindi questi uomini giudei che erano di origini israelite, ma che abitavano in un'altra nazione, tipo abitavano, ma lo dice anche al versetto, vado avanti, comunque che abitavano in altre nazioni, che parlavano anche latino, parlavano greco, parlavano arabo, parlavano le lingue dei persi e cose varie, loro udivano gli apostoli predicare, profetizzare nella lingua dal paese del quale loro venivano. Questo perché? Perché, come diceva il fratello all'inizio, perché affinché la verità della Bibbia potesse espandersi anche in altre città del mondo. Infatti al versetto 7 si legge: e tutti stupivano, si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua, nella propria nostra lingua natia? Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia. Quindi qua ti dà anche la lista delle lingue che parlavano, non è che parlavano a caso. Sì, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. E questo è un altro punto che vi fa capire che i figli di Israele erano sparsi dappertutto. Certo. Erano dappertutto. La diaspora. Quindi molto semplice, parlare in lingue significa parlare in lingue diverse, in romano, in latino, in greco, in indiano, Pampilia. In tutti questi luoghi qua. Quindi il dono delle lingue che venne sugli apostoli permise loro di, come si legge qui, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Ha permesso, come noi oggi praticamente, come se io oggi metto a fare una lezione in italiano e poi ne faccio anche una in spagnolo, quello è il dono delle lingue. Ok, il fratello ne fa una in inglese, una in italiano, è il dono delle lingue. Molto semplice. Questo qua, io personalmente... Abbiamo gente che profetizza anche in Finlandia con la lingua finlandese. Dono delle lingue. C'è gente in Olanda che profetizza anche con il Dutch. Okay? Ma se uno profetizza... In Tanzania, in Nigeria, profetizza per se stesso. Perché sì, gli altri non capiscono. Ehi, quello è primo Corinzi. Sì, primo Corinzi capitolo 14. Dopo prendi quello quando hai finito qua. Qua è finito. Okay, vabbè, anzi, versetto 12. Tutti stupivano ed erano perplessi chiedendosi l'un l'altro. Che cosa significa questo? E siamo qui a darvi la spiegazione di cosa significa questo. In maniera semplice, perché la verità della Bibbia è semplice. Sono le religioni che la fanno complicata. Sono le religioni che sono confuse, come la loro lingua confusa degli evangelisti. Solo comprendendo questa cosa qua, voi dovete scappare via dagli evangelisti. Okay? Davvero, quando andavo in chiesa anch'io, cioè non riuscivo a capire come uno si mette a fingere una perché alla fine devi fingere quella cazzata là. Devi mettere là e fare il pagliaccio. E quello è possessione di demoni, cazzo. Sì. Cioè, ho tutto demoni. E c'è gente che proprio si fanno possedere tanto da questo demone. Io ho una testimonianza quando ero in una religione evangelista. Il pastore mi fa: ma tu hai ricevuto lo Spirito Santo? Ho detto, non so, non fa, so. No, devi parlare lingue. Pensa a te l'ignoranza. Sì, perché secondo gli evangelisti ricevere lo Spirito Santo significa parlare la lingua dei mostri.
questa gente, sai, non erate, come dice Yahweh, erate perché non conoscete il Vangelo, ok? Voi erate perché non conoscete il Vangelo. Questo è Primo Corinzi, capitolo 14, parto dal versetto 1, dice: desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Questo è il dono principale, perché la Bibbia è un libro profetico, ok? La Bibbia ci annuncia cose. L'unico Dio vivente, ok? L'unico Dio di tutte le nazioni, che ognuno vuole tirare fuori il suo, l'unico Dio che predice il futuro è il Dio di Israele. Okay, infatti questo era quello che ai tempi passati, prima che ci fosse questa confusione, che hanno mescolato il termine Dio, allora tutti quanti pensano che il loro Dio sia il Dio del cielo, no? Il vostro Dio è un Dio pagano che vi fanno credere che è il Dio del cielo, vicino a questi che sono nelle religioni pagane, nelle religioni cristiane e cose varie, ok? Ma ai tempi, di tutti i dei che avevano i babilonesi, gli assiri, gli arabi, l'unico Dio che prediceva il futuro era il Dio di Israele. Infatti ha dato anche la sua testimonianza ai re Nabucodonosor, ok? Bravo. Del Dio di Israele, l'unico Dio che stabilisce tutto, ok? E tornando là, dice, perché chi parla in un'altra lingua... Scusami, volevo anche dire qualcosa. Il dono della profezia semplicemente significa uno che conosce tutte le profezie delle scritture. Come il Padre ci ha dato questo dono, imparando dai uomini che hanno ricevuto questo dono qui. Se tu conosci come spiegare Apocalisse 1, Apocalisse 12, Apocalisse 13, questo è il dono della profezia. Infatti, perché non devi dire niente di tuo. Devi solamente riuscire a capire ciò che è scritto, criptato, a decifrare quello che è scritto. E questo te lo dà lo Spirito Santo. Infatti qua al versetto 2, dove vanno fuori le religioni, perché dove gli evangelici vanno fuori qui, dice: perché chi parla in un'altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Qui vengono ingannati. Qui sono ingannati. Questo è il loro versetto, questa è la loro spiegazione. Questo è il loro versetto. Loro utilizzano questo per dire: vedi, io dico shashalalala perché sto dicendo una cosa misteriosa, ma invece no. Quello che intende qui. Questo libro è un mistero. La Bibbia in sé è un mistero, anzi, pure ti appoggio. No, ma sì, appoggiami con un precetto, dice, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose, perché se io vi prendo, ad esempio, Apocalisse, vi prendo uno a caso, Apocalisse capitolo... Dove dice dei scorpioni con la coda, okay. Quelli sono misteri. So, c'è Apocalisse capitolo 9, versetto 17, ed ecco come mi apparvero quelle visioni, i cavalli e quelli che li cavalcavano, avevano delle corazze, color di fuoco giacinto, oppure... Versetto 13, così che facciamo comprendere meglio. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi, e sulle teste nomi blasfemi. Questo è un mistero, ok? Queste sono le parole misteriose che Dio ha dato ai suoi profeti e che in lingue, in questo caso nella lingua italiana, lo troviamo scritto qui. Queste sono cose misteriose che gli sei chiedo alla gente: chi è questa bestia che sale dal mare? Sì, quasi pensano che sia un essere mitologico. Quando non comprendono, quando adesso non è che ci mettiamo a dare la spiegazione di Apocalisse 13, però qui sta parlando la bestia, si parla di un governo, di un regno che sale dal mare, cioè dai popoli, perché il mare è una metafora per i popoli. La Bibbia è una metafora, è un'allegoria, è un mistero. Quindi queste cose misteriose che noi troviamo, che l'Altissimo rivela a chi ha il dono delle lingue. Posso darti un precetto? Vai. Questo è il libro di Marco capitolo 4 e parto da versetto 10, dice: quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno con i 12, questo è il libro di Marco capitolo 4 da versetto 10, quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno con i 12 lo interrogarono sulle parabole. Egli disse loro: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori... No. A voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto viene esposto in parabole, affinché vedendo
Ok, ok, va bene così. Comunque la parola là è ci è stato dato di vedere il mistero, perché questo libro in sé è tutto un mistero, questa verità è un mistero. Sì, ma se in Matteo capitolo 13 e 10 questo dice: a voi è dato di conoscere il mistero e a loro non è dato. Perché? Perché Yahweh Shai in spirito stava parlando di cose misteriose. Questo è parlare in lingue, ok? Questo stava facendo, e questo fecero gli apostoli quando spiegavano, davano l'intendimento di queste cose misteriose agli altri giudei che venivano da altre nazioni, e gliele davano in latino, glielo dicevano in greco, glielo dicevano in arabo, glielo dicevano in indiano. E questo è il dono delle lingue. Un precetto per te. Gli davano l'intendimento di queste cose misteriose, delle profezie che sono scritte in maniera allegorica. Ananias e l'eunuco, cosa è successo? L'eunuco credeva ma non sapeva cosa fare. In Atti 8 Filippo, okay. Scusa, Filippo. Sì, questo è il libro di che veniva dall'Etiopia. Quel mistero era che veniva dall'Etiopia, chissà, magari quindi gliel'ha detto in lingua etiope. Per certo in Atti capitolo 2 abbiamo visto che quando questi giudei che venivano da fuori Gerusalemme, dalle città, come abbiamo letto, dai parti, dei medi, così venivano a Gerusalemme, hanno sentito gli apostoli parlare loro delle grandi cose di Dio nelle lingue delle loro città natie, da dove erano anche nati. Però non significa che se tu sei nato nella terra dei Persi sei un perso, ok? Mosè era nato in Egitto, sì. Lo rende un egiziano? Certo che no, bravissimo. Suo figlio era nato in Media, lo rende un mediano? No. Questo è il libro di Colossesi, capitolo 1, parto da versetto 25, e dice: di questa io sono diventato servitore secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Questo è l'Altissimo ai suoi servi, i profeti, ha manifestato attraverso lo Spirito questo mistero. Il mistero, però siccome è un mistero, quando loro sono andati a scrivere questo mistero, come le profezie Isaia, Ezechiele, Geremia o l'Apocalisse, o le lettere di Paolo stesse, ok? Perché anche le lettere di Paolo sono un mistero, che anche Pietro dice che nelle lettere di Paolo ci sono cose difficili a capirsi, ma che attraverso lo Spirito le puoi capire. I misteri dello Spirito che la gente non capisce sono la parola di Dio, che attraverso lo Spirito Santo tu hai l'intendimento, e che poi adesso noi, parlandolo in italiano, insegnandolo in inglese, insegnandolo in spagnolo, questo è il dono delle lingue, questo è. Allora, questo è il significato di mistero? Semplice, molto semplice, non come quei malati mentali degli evangelisti. Okay? Dice mistero qualcosa che è difficile o impossibile da capire o spiegare. Ma tu riesci a spiegare quando fai... infatti confusione. Infatti devi tirare fuori il precetto là che dice che quando uno parla in lingua deve interpretare. Infatti queste sempre in Primo Corinzi capitolo 14 al versetto andando in ordine, versetto 4: chi parla in altre lingue edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la chiesa. Era dal versetto 3. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altre lingue edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Perché dice che chi parla in altre lingue edifica se stesso? Perché naturalmente se tu parli in una... Se io qui adesso mi metterei a parlare arabo, ok? Se io qui sono in Italia e mi metto a profetizzare in arabo, mi metto a profetizzare in... magari in inglese alcuni mi capiscono, però se metto in arabo chi è che mi capisce qua? Per questo se io metto qua e metto a profetizzare in un'altra lingua, sto edificando solo me stesso, sto edificando, ok? Non edifico la gente, perché la gente non comprende. Infatti le scritture dicono che ogni cosa deve essere fatto allo scopo di edificazione, ok? Edificarci l'uno e l'altro. Edificare l'uno e l'altro, ok? Se io parlo in 10 minuti, come faccio a edificare qualcuno che ho davanti? Pensa che tanti in ignoranza pensavano lì in chiesa che Dio lo sta usando, guarda, sì, tanta ignoranza che c'è. E possono essere anche israeliti. Versetto 5 dice: vorrei che tutti parlaste in altre lingue affinché il Vangelo possa arrivare ai quattro punti della terra.
Ah, ok? Questo era lo scopo. Alla fine. Questo è lo scopo. Ma molto più che profetaste, chi profetizza è superiore a chi parla altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceve edificazione. Dunque, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi servirebbe se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione, o qualche conoscenza, o qualche profezia, o qualche insegnamento? Eccolo qua quello che stavamo dicendo. Se parlare in altre lingue significa rivelarti il mistero anche, ok? Il mistero nella lingua che tu comprendi, perché dice, perfino le cose inanimate, che danno suono, come il flauto, la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconosce ciò, come si riconoscerà ciò che suona con il flauto o la cetra? E Paolo lo spiega ancora meglio, dice, se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se con la lingua non proferite un discorso comprensibile, come si capirà quello che dite? Parlerete al vento. E questo fanno gli evangelisti, parlano al vento, parlano, ok? Parlano al vento di demoni, parlano. Parlano al nulla. E loro stessi ne danno l'interpretazione, e loro stessi ingannano la gente. È proprio imbarazzante, davvero. Imbarazzante, perché si forzano a fare questa roba qui, come loro. E tu sei lì a pensare, da dove parto? Sì, magari se lo preparano anche. Sì. La mia lingua. Sì. E tu pensa che una volta c'era un documentario su questa cosa qua, più o meno nella religione, e c'era una persona nel cinese, il mandarino, com'è? La lingua, il mandarino? Mandarino e cinese, okay. Sì. E lui gli ha detto, ma perché stai offendendo il tuo Dio in mandarino? Sta offendendo Gesù Cristo in mandarino. Hai capito? Ah, uno in mandarino. Sta offendendo, la lingua che parlava, sta offendendo il suo... Praticamente il fratello sta dicendo di una testimonianza di un evangelista che si è messo a fare il discorso dei demoni. È un cinese in mandarino, fa, ma perché stai offendendo il tuo Dio? Perché quello che stai dicendo nella nostra lingua, tu stai guarda che attraverso lo spirito poco fa mi era proprio venuta in mente a dire, che ne sai che quello che stai dicendo cosa significa in un'altra lingua? Non lo so. Magari stai maledendo il tuo Dio lo stesso, hai capito? È proprio assoluta follia. E anche delle maledizioni quindi. Comunque e in 1 Corinzi 14 e 40 si legge, ogni cosa sia fatta con ordine e dignità. Okay? E non c'è ordine in queste religioni. E non c'è nemmeno dignità, ok? Sono lì perché fingono di servire Dio, ma in realtà stanno servendo la mano sinistra dell'artista. Hai qualche precetto? Allora, io ho tenuto un po' sin dall'inizio questo secondo libro di Esdra, dal capitolo 6, ma adesso stiamo andando fuori da tutto il discorso, ed è anche giusto comunque. Ma il punto, c'è un punto qui parlando sempre della verità, perché abbiamo iniziato parlando di come il Padre, quando ti dà lo Spirito Santo, ok, lo Spirito Santo non parla di sé, ok, ma viene ad annunciarti le parole stabilite già dal Padre, sin dall'inizio. Lo Spirito Santo non ti presenta niente di nuovo, ok, ti presenta quel stesso mistero che è stato nascosto da generazione a generazione, in questi tempi qui, grazie a Yahushua, che è stato quel sblocco allo sigillo per dare l'intendimento fino al giorno d'oggi. Questo precetto è bellissimo perché questo è secondo Esdra, capitolo 6, versetto 28, dice, quanto alla fede, essa fiorirà, la corruzione sarà vinta e la verità che è stata così a lungo senza frutto, sarà dichiarato. Ok, questo è un precetto davvero bellissimo, è un precetto di vittoria, ok? Perché questa fede sembrava morire in tutti questi tempi, questi anni prima, ok? Ma ha cominciato a prendere fiore quando il Padre ha cominciato a mettere sul campo i suoi uomini, ok? Da 2 uomini sono partiti a 5, 10, 15. Okay? È un nuovo inizio. È un nuovo inizio. E alla fine, secondo il calendario biblico, l'anno inizia con la primavera, quando iniziano i fiori a sbocciare. E ha senso, è logico. E, come diceva, e poi, come diceva anche il fratello, il padre, avendo attraverso lo spirito attivato Abba Bivens, che per chi può riceverlo è la reincarnazione di Elia, di Giovanni il Battista, attraverso di lui viene questa verità della Bibbia, vengono i nomi, viene il popolo di Israele,
E adesso guardate come praticamente siamo nei quattro punti della terra, il Vangelo è predicato e vediamo che la fine è qui alla porta praticamente. Questo perché, come dice il padre, dice la mia parola non tornerà a me fin quando non avrà fatto l'effetto, perché così come un fiumiciattolo viene giù dalla montagna, poi si trasforma in un mare praticamente. E questa è la parola di Dio. Infatti, se vogliamo concludere con un precetto, perché abbiamo il treno, Yarayala. Sì, comunque voglio tirare fuori anche un punto qui. Dice, la corruzione sarà vinta. Ok, quella corruzione si sta perdendo. Che cosa è la corruzione? La morte. Chi è il soggiorno della morte? Esau Edom. Esau Edom è il problema, il cancro nella terra. E ora il racconto sta cambiando. La gente sta vedendo oltre tutto il facade che ha davanti. Ok? La corruzione sarà vinta. Sì, la menzogna, l'inganno è vinto. Infatti siamo qui a proclamare. Non peraltro Esau è detto, proclamare la verità. Ha chiamato la fine. Esau è la fine del mondo. È proprio in questo capitolo qui, versetto 9. Esau è la fine del mondo. Esau è la fine e Giacobbe. E Giacobbe è l'inizio di quello che segue. E poi dice una cosa importante, dice. E la verità che è stata così a lungo senza frutto. Perché la verità cosa hanno fatto? Lo hanno reso sterile. Quando nel 325, quando hanno cominciato a mettere altri culti dentro il cristianesimo e dare un nuovo religione fasullo, lo hanno reso sterile, ok? Ma il padre, come diceva il fratello, con i suoi uomini, iniziando dall'Abba Vivens, ok? È tornato. E ha cominciato a far vivere questa verità qui, ok? E dice, questa verità che così a lungo senza frutto sarà dichiarata. E chi li sta dichiarando? I profeti dell'Altissimo. Okay? E grazie a Padre Yahweh Hashem Yahushai, come dice nel libro di... sempre qui, capitolo 6, ma l'ho chiuso attraverso l'internet, che la verità sarà mostrata sui firmamenti, dai satelliti internet. Il libro di Salmi 19 lo dice anche, che questa verità sarà proclamata. Il padre ha creato l'internet non per altro, per far arrivare ai quattro corici della terra. E credetemi, c'è gente davvero, magari in qualche bosco nelle Amazzonie, e guardano i profeti, che ne sappiamo. Cioè, abbiamo fratelli in Tanzania, immagina, da quella parte del mondo, come la verità è arrivata là. Questo è. Concludiamo con Abacuc capitolo 2, versetto 14. Poiché la conoscenza della gloria del Signore, Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. E Esau non può più fermare questa roba qui. Ecco perché Esau, come dice Apocalisse 12:12, ok? Non ne potrà più, perché questa verità è la sua distruzione. Lui ha investito tutta la sua vita per nascondere la verità, ok? Ha investito, ma in tutto, anche nei cibi che ti rende stupido e indole, affinché tu la verità non la ricevi. Mi ricordo una cosa che dice Apostolo Gabbar, dice quando hanno stabilito la scuola, la prima scuola, the First Street, non sbaglio, un giorno è passato un gran macchinone, tipo un limousine, ed è sceso uno dalla macchina e ha visto i 12 tribù, che sono i così chiamati negri nativi, ha preso il telefono incazzato, ma tutti i soldi buttati via per niente, come fanno a sapere questa cosa qui? Come fanno a sapere queste informazioni qui? E stiamo arrivando in quei momenti che loro non ne potranno più di noi, dovranno fare qualcosa. Dovranno far azzittire questo, e questo porterà alla profezia di Amos 8:11, la fame della verità, ok? Quando sarà la marca della bestia, dice, allora si vedranno coloro che sono i miei eletti, ok? Infatti noi siamo eletti in speranza per quando tornerà il Messia, se saremo saldi, solidi ad aspettarlo, senza contaminarci con la marca o con tenendo duro in questa verità, come dice il Signore, soltanto quello che avete tenetelo fin quando io venga. Bene, siccome oggi abbiamo un treno e dobbiamo finire un po' prima, sperando che questo video possa essere stato edificante, diamo tutta la gloria e il potere e le lodi a Yahweh Ba'asham Yahweh Shai Ba'asham Rakakdash.
doppi onori agli apostoli e agli anziani della Gran Pietramolino, GMS, e shalom agli eletti che si trovano dispersi nei quattro punti della terra. Shalom. Abba, abba, abba.